cattura, attenzione! E c'è, agità! Le agità! Che fai a tenermela là? Ce la fate a pigliarla! Vai! Vai! Via! I know where we can go, where the sunrise lasts forever. And it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Come get lost with me. Come get lost with me. Come get lost with me. Trovato il colore, grazie. Tutti gli altri brand. Però io ce lo sono col giallo fluo, che c'entra? Vabbè, oro, giallo. Sono uguale, guarda. È il suo. Arancio. Giallo, oro, arancio, nero, più o meno è uguale. Io nel dubbio, li ho presi tutte e tutti, ho presi tutte e tre in un colpo. Vai, fotina per Instagram. Mamma mia, che foto che vengono fra la neve. È tutto il guanti. Aspetta, io sono guanti. Vai. Sì, ma devi star fermo, so che foto viene. Vai, ci siamo, libertà. Ah, ma no, funziona anche il mio, diamo. Ogni tanto, dai, fallo funzionare anche lui, perché sennò... Là, e se ne riva. Via, io ho fatto un lancio anche io, però, Vieni. In questo inverno molto freddo ci vuole un abbigliamento adatto. Già, che si questo è un prototipo che non lo faremo, però è esclusivo, quello lo dovete comprare da Michael, fate un'offerta all'asta, tutto in beneficenza a Nicola. Michael oggi ne vuol prendere. Anche della soffare, anche non accendo neanche, che tanto l'acqua è così chiara che un'altra cattura al lago le sorgenti. Chiappo così che mi casca, non voglio far andare la neve. Nico, vieni. Vai. Solito colore senza cambiare niente. Solito colore. È il gold one. E un'altra bella cosa. Torna libera. Per il lago che sorge. E se ne va lì, però. Vai. Forse la vedevo anche qua. Nonostante le temperature rigide. Parla più forte! Nonostante le temperature abbastanza rigide, come si può vedere, il laghetto sta rispondendo discretamente. Un bel laghettino che nasce da un torrente. Vero, Nico? Come? Un laghetto che nasce da un torrente. Sì. E da quello che ho letto nel dopoguerra. Quindi, quindi, quindi continuiamo la nostra. Continuiamo! Vita. Abbiamo notato che le troppe, oltre ad essere attive, mangiano sull'inserimento, quindi. Sì, però oddio, abbastanza. Vibrato. Normale, no? Né troppo rapido ma neanche troppo lento. Ci stiamo divertendo. Allora passa la telecamera a Mick e provo a fare un pesce anch'io. Arrivo! Primo lancio con ondulante argentato. Argentato? Argentato e rosa. Ecco la lontananza. Eccolo lì. Ti porta il guadino? No. Non importa. Si è mollato. Beh, non si è fatto che altro che anticipare il momento del rilascio. Il rilascio, sì. Dai, un'altra cattura. Che i trote stanno rispondendo discretamente. Come un'altra. Subito il rilancio. Guarda là come salta. Fanno così.
Vai. Stai riprendendo? Sì. Ah sì? Sì sì. Dopo averla persa una, allora questa. Vai, lasciala così. La vuoi prendere tu? Ormai è andata. Grande. E non ho fatto il tempo. Subito, una dietro l'altra. Ora andiamo da Nicola che ha sentito dire che è in cattura. No, senti dopo. Nulla, falso allarme. Nicola si distingue. A dopo. C'è qualcuno che sta pescando con una tecnica leggermente diversa dal suo. Sì, a bottom, cercando di prendere le trote piantate, salmerini, si vede. Ecco, quindi ora si mostri un po' a recupero. Sì, generalmente, come dicono i giapponesi, non lo so, si pesca, si fa andare sul fondo l'esca, poi si pesca con la canna alta e trasmettendo delle vibrazioni. Le giacchine, giusto? Mm-hmm. Le faccio un po' vedere. Canna alta, giustamente canna bassa, va bene così. Alta, la spalla... Alta, bassa, è uguale, l'importante è dare delle giacchine. Sì. Allora. E si vede. Quindi ora ci mostri una bella cattura. Proprio. Come proprio, scusa. Dai, vogliamo una cattura in diretta. No, in diretta non... No, allora, un po' credo neanche. Chiudi. Chiudo? Sì. Facci dell'esca almeno, dai. Artificialino. Esca fatta da me. Self-made. Con dello stagno. Un po' a vedere. Grandito. Sì. Copia del bottom. Bellino. Del giapponese, quello che fa le canne belle. Non sì, mi... capito qua. Lui. Il mio padre è un mostro. Sì. Abbiamo un'altra cattura, attacca il padre, stacca, vedi chi le fa in diretta? Stacca una tortella, anche questa su 2 etti, 3, con la telecamera un pochettino bagnata. Il padre ha trovato, eccolo qua, un brancino giusto, che ora c'è una mostra perché sennò fa il furbo. Là, tutto argentato con una sfumatura di rosa. Anch'io con la sfumatura di rosa. La sfumatura di rosa funziona, pare che gli piaccia. No, la gente con la sfumatura di rosa. Facciamo una foto, vai. Aspetta, gira. Avevo già un'ave in bocca. Ah, è il mio, non ci credo. Tu? Sì. Siamo... Abbiamo salvo, pulito, salvo. Ma ce la fai la foto? Tienila da sotto, faccio la foto. Vai. Yes. Vai, ora si rilascia. Niente. Ti passo l'amo, qualcuno. Prendo io. Guarda te. Vai, lasci te, mai. Non è accesa però questa, non fa più te. E allora si riprende la prossima, dai. Rilascio. Catch and release. Ecco la prossima questione. Sono molto arzille, sì. Perché appena mi toccano l'acqua ripartono subito. Poi con la neve è stupenda. È bellissimo. Non è mai successo. Difficile, ma è una poesia. E io mi rimetto in pesca. Nicola è un po' concentrato. No, guardate, bello, fermo Nico, è concentrato non per la pesca ma per qualcos'altro. Cazzo, è tirato sulla sponda. Eh? È tirato sulla sponda, non so. Come è tirato sulla sponda? Dai Nico, vogliamo una cattura. No, guarda, questo è un lancio cattivo. Dai, mi fa che fa una figura di cacca! Se io stacco tanto, te ci vuole un anno.
Dai. Dai? Chi è? Davvero? Sì. Ho preso in diretta, sto per staccare. Nicola in cattura. Dov'è il Godino? Dov'è il Godino? Oh, il Godino. Che è un salmerino? Non lo so, ora si guarda. È un salmerino. Mi pare? Non lo so. Oh, il Godino, Mike. E quello c'è la telecamera. Non è la telecamera, no, è in idea. In iridea dalle pinne arancioni. A me sembra una falla, no. No, in iridea. È arrivato il Godino. No. Questa è piccolina, eh. Vai! Vai, rilascio! Ah, grazie! Vai, via! Guarda come è schizzata! Sempre giallo, oggi colori molto accesi! Anche le telecamere sono molto accese! Continuiamo con qualche altra... Orca, poi ho messo un concio! Anche io! Davvero? Il troppino è troppo filmato! No! Torniamo in pesca! Vai! Bufata e subito tracchite salmerino Mike, il Godino. Questo è bello, è bello sicuro. Perché appena veloce! Bellissimo questo, guarda il becco. Te l'ho detto che il babbo. Il babbo è il babbo, là. D'altronde mi ha insegnato lui. L'età è l'esperienza. Bello, bello. Andiamo a portarci uno. Che sei più fotogenico. Così ti fai anche la foto. Ma da foto devi fare un modello. Te. Simone. Lascia tranquillizzare. Eccola. Bellissimo. Un po' di invidia. La salmerino. Bellissimo. Oh, gliel'hanno agganciato. Bello, vai. Agganciato, ciao. Al rilascio, aspetta. Ecco il salmerino che se ne va su. Ti ricordi quello che prendessi di là della valle col becco? Madonna, ho visto l'altro giorno il video. Col tuo bottom? Sì, si tira nell'acqua però, eh. Pensavo si fosse sulla mare. Vai, ritrovo. Eccoci qua. Tanto è colpito appena vai. Guarda, già liberato. Abbiamo anche le trote self made. Self made. Liberano da sole. Da lì. Una e una due. Vai, e gli ridiamo la libertà. Vai, che è già pronta lei. Ciao. Michael, io ti vedo un pochino femmina sulle gambe, però andiamo. Ah, in cattura! Tu io mi faccio vedere. Cazzi tu, ormai, è deep. Ormai ti fa vedere per forza. Bella questa tipo di altre cose. Abbi pazienza al secondo che accendo la telecamerina. Là. Trote sulla neve. Slamata subito. Fantastico. Eccola. Là. Ma spieghiamoci che quest'uomo è il maestro dell'enfant prodige. Quindi è libertà anche per lei. Vai. E quindi c'è un perché, giusto? Certo, io sono bravo perché ho avuto un buon insegnante. Ma continua così che ti regala la canna pesca nuova. Che è slamata? Ah, hai fatto là, ho detto che è. Guarda che piega! Guarda là come guarda piego! Guarda che piega! Guarda come piego io nell'acqua, è andata bene! No, c'è, magari è piccolina! La bellina! Bellina! Vino, vino! No, è un affario, è un affarino. Già slamata. Bellino, questo è bellissimo. È un affarino. È bellissimo questa. È un affarino.
ce l'ha anche c'è anche Chaos. Vai Bimbo, arrivo. Chaos è quello di Luca, ah, che è bravo a fare. Vai, fotina veloce che c'è Chaos. Che andiamo, si va di là. No? Dal Chaos. Michael, ci vorrebbe un guadino. Ah, è già arrivata. La slammo al volo. La slammi al volo? Sì, vai anche nell'acqua al volo. No, figlio. Vai. No, no. Era bellissima. Bellissima. Vai. Slamata a libertà. Tanto ti ho fatto anche la foto mentre la slamavi. Ci rimettiamo in pesca. Piove, nevica, non sa più quel che fa. I know.